Questo programma è offerto da... È arrivato il momento di investire. Come? Con i nuovi piani individuali di risparmio, fondi di investimento a tassazione agevolata. Per chi investe fino ad un massimo di 30.000 euro l'anno e per 5 anni sparisce il 26% di tassazione. Per saperne di più, contatta l'ingegner Davide Gambarotti, consulente finanziario Mediolanum, presso gli uffici in via Adda numero 5 o telefonare al numero 335 70 82 345. Il salone di bellezza per donna e per uomo. Qualità e professionalità al servizio dei nostri clienti. Vasta gamma di servizi esclusivi e prodotti a marchio L'Oreal. Per essere So Chic, vieni a trovarci in via 20 settembre numero 47. Unipolsai Assicurazioni. Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale, dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Autonoleggio, PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Auto Royal, la prima società di consulenza per l'acquisto della tua auto, il punto di riferimento per chi vuole acquistare un'auto nuova o aziendale a chilometro zero. Auto Royal è anche estensione di garanzia per l'usato, servizi finanziari e tasse agevolati. Auto Royal, via delle Nazioni a Santa Fe Lamezia. Ma non ho capito. Buongiorno Lamezia. Buongiorno tutto. Inter. Guarda che questo discorso mi stai facendo imbrigare quella gente. Perché ogni volta dici Inter. Allora, devi essere al di sopra delle parti. Allora diciamo. No, Interla. 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 No. Buongiorno ai paesi vicini. Allora, buongiorno ai paesi vicini e lontani. Perché ci vedono tutti i parti, viene in America, in Australia. Non siamo una TV regionale, quindi. Internet, streaming. YouTube, ne vedono a tutti i parti. YouTube. Oggi è lunedì 9 aprile 2019. Intanto mi preme stamattina mandare i miei auguri più affettuosi, cari, sentiti, a mio figlio Michele che compie gli anni. Auguri Michele, auguri. Basta. Da parte d'Albino, poi dell'altro, io da parte mia. Bravo, giusto, ognuno, bravo, così mi piace. Non solo a te, ti do gli auguri, a tutta la tua famiglia e ti saluto i tuoi bellissimi figli. Io chiedo scusa perché non mi ricordo i nomi dei bambini, che stai fatto? Per i nomi sono un poco. Damiel e Sabriel. Damiel è il più piccolo. Sì. Samiel. Samiel. Damiel. Ti voglio bene, c'hai quei belli capelli lunghi che sei nato. Hai preso del nonno. Bravo. Hai preso del nonno. Sta cominciando a migliorare. E poi, Tony, date che sono. Intanto. Dimmi, che c'è? Dato che siamo alle cose di salute, voglio salutare i miei due nipoti. E Angela
e Caterina, papà e mamma, vi voglio bene, ma ho finito io di salutare per me. Allora, intanto ti devo mettere al corrente di una cosa importante, sì. Non scherzo a parte, perché ieri ti hanno rimproverato e io ho dovuto io l'accetto. Ho dovuto difenderti, eccetera, e lo dico anche apertamente qua. Cioè, praticamente, quando ogni volta che hai previsione succede sempre il contrario, mi hanno detto: Tone, ma che cazzo gli dici a fare? Sì. Tutti quanti siamo aiuti a Falerno, non è giù una camionetta e andiamo da Votico ieri. Lo vento forte che c'era, c'era il vento, Tone, solo il vento, pioggia no. Vabbè, comunque. Tone, ha menato un vento stanotte, che mi ha risvegliato meno 5-6 volte. Va perché bene. Sono in un ciotato. Dici Meteo. Meteo Francesco. Ragazzi, che c'è scritto Meteo, no? Se, però se lei è Meteo. Però Meteo è la stessa cosa. Rivolgiti a un professore dell'Accademia della Crosca. Professore, che scrivete queste cose, si dice è la stessa cosa, Meteo è la stessa cosa, Meteo, non è che ha detto Meteo. Non è che ha detto Meteo, questo. Meteo. È la stessa cosa. Quindi che cazzo per dire da fare un tempo con accenti acuti, accenti gravi, tutti sti giacchi. Questa mattina facciamo alla rovescia. Lì mi professore del tempo prima. Sì. Che dice, spruzzate di pioggia sulla Calabria. Le temperature sono il leggero calo. Cominciava a fare il dottore, è buono migliore ore. Lui. Leggero calo di temperature. Che vuol dire? Spruzzate di pioggia, c'è anche una spruzzatina di pioggia proprio sulla Calabria. Però sulla Calabria potrebbe essere il Capo, potrebbe essere a Reggio, potrebbe essere a Catanzaro, potrebbe essere a Crotone, potrebbe essere a Cosenza, no? Diciamo la Calabria, alla Calabria è il tento. Sì, basta. Spruzzate di pioggia sul giacca. Eh sì, ho capito, ma no, Muscini, basta, sì, che cazzo, buona gente. No, hai ragione, dai, diamelo pensiero del giorno, e mi euforismo stamattina. Tony, grazie, Tony, grazie che hai telefonato a ste persone per bene, non diciamo mica un pensiero piccolino. Sì, vabbè, ma un direttore mi ha detto allora, per così poco. Allora, il pensiero del giorno dice come sta maniera. Un sentimento non è il mondo in un pensiero. Che bordello. Come aiuto tu? Un sentimento, c'è virgola, mi devo fermare proprio. Allora, un sentimento non è il mondo in un pensiero. No. E voi lo sapete questa maniera? No. No. Non è il mondo in un pensiero. In un pensiero, come si dice tutta una volta? In un pensiero? No. E come? Chi su chi è? Questo è un punto interrogativo. Oh? Un punto interrogativo. Bravo. E quindi come deve leggere? Pensiero. Ripeti? Un sentimento. Non è il mondo di, in un pensiero. E così sa lei. Un sentimento non è il mondo in un pensiero. Ah già, che c'è punto interrogativo. Hai ragione. Allora, vuol dire che è nuovo. Un sentimento non è il mondo di un pensiero. Brava Tony. Tony, avesse quando mi impari, questo deve avere un punto interrogativo, perché quando c'è il punto interrogativo si deve il pensiero. Hai visto? Hai dato la spiegazione. Va benissimo. La Chiesa ricorda. La Chiesa nostra. Salutiamo voglio, qua, no, voglio a sal- Ciccio, Ciccio Argentino. E voglio salutare i sacerdoti di San Teodoro. Don Giuseppe. Ci voglio bene, Don Giuseppe. È un bravo giovanotto, tolo, giovanissimo. Hanno mandato un sacerdote a San Teodoro che si meritava a San Teodoro. E voglio salutare tutto San Teodoro. Tutti i priviti. No, tutto San Teodoro. Allora, mamma mia, Annunciazione del Signore Santo Demetrio. Che c'è, punto, c'è qua, punto. Non c'è, c'è punto. Una parola. Annunciazione del Signore. Punto. Punto. Io davvero, perché non ci hanno messo? Perché la tutta c'è punto da parte. No. E allora? È giusto. Yeah.
Allora, Annunciazione del Signore. San Domenico Martire. Out. No, quello è San Domenico. San Demetrio Martire. Auguri da me. Salutiamo. Augurone, augurone. Il valido, prestigioso collega Demetrio Russo. Guarda qua, Santo Val del Trude, beato. Beato. Com'è? Benedetta, benedetta. Legge, legge. Santo Val del Trude. Val del Trude, lei. Val del De Trude. E che adesso San Val del Trude, de, a dice. Ah, capisci tu qua. Benedetto, beata. Comune. Perché? Badante. Mettiamo Badante. Badessa, quale Badante? Che cazzo, c'era Badante lei. Beato. Beati. Beate Tommaso della Tolè. Della chi è? Dove ha visto Della? Da Tedencino. Ma va. Il dottore ci devi chiamare pure qua. Perché? Ma le chiese ricordo, un momento in così agio. Vabbè, ma da posso una cosa. Beate Tommaso da Tolentino. Tolentino. Carabiniere martire. E Cicci. Non mi vuoi pensare che bordere no, Cicci. No, devi scoppiare. E io mi ricordo, mi dico là, ad ancora che capisci. E carabinieri martire. Certo che questi cazzi, quando andano voluto carabinieri lui, madonna, è catomba. E vabbè, andano voluto carabinieri però. Lo so. E preparo un lavoro lungo puro, questo è più bello. Certo. Allora. Bene, amici nostri, beh, buongiorno a tutti, ribadiamo i nostri saluti. Oggi lunedì 9 aprile, giornata così da un punto di vista meteo, no, o meteo. Una giornata focosa. È una giornata focosa. Focosa. Ma sai che cazzo significa focosa? Focosa quando che ha creduto cavo d'orte. Che focosa di... Cioè, una persona quando è che è focosa? Sì, quando c'ha voglia. Che bella. No, come si dice? Un tempestato. Ah, tu volevi dire uggiosa. No, non è uggiosa, non è. Perché non piove. No, quando è uggiosa che bordello, da che giove quando è uggiosa? Che è piovosa. Che è piovosa. Uggiosa forse che è queste nuvole, non lo so, io non capisco. Solo che adora a capo questo tempo. Oh. Ah. Sì. Ecco come devi, ma te ne noi ci fumiero lo stamattina. Oggi c'è domenica io. Che buco. Ma che zucca? Facci vedere le telespettatori. C'ha pure 78 anni. Facci vedere le telespettatori. Mettete i bambini, togliete i bambini dai teleschermi. Cacciatelo civile e pulizzatela, ci vedete. No, non si caccia, io ce l'ho fisso, automatico, è di fabbrica. Vedemo. Se non è che c'hai civito io. Magari ma avevo un cacciatore. Cioè, non è che si caccia, che mi dite lui? No. Ma io che si caccia? C'ho un leucoma. Eh? No, leucoma. C'ha un leucoma con bordire una mazza. Ma sai che bordire? C'hai una macchietta alla pupilla. E tu la vedi, no? Vedevo. Quella pupilla bianca. C'è una macchietta bianca. Comunque c'è i begli occhi, si è innamorato di moglie, si è innamorato del colore degli occhi, dici ma la verità. Forse sì. Forse sì. C'hai un colore, non lo so, indefinito. Indefinito. È indefinibile. Solo che no, siamo brutti, questi santo di dono, tutti brutti. Perché questi santo di dono sono tutti brutti? Caschia, siamo, come io sono votato, che siamo tutti toghe, santo di dono. Santo di dono, santo di dono. Quello giubbino, questo giubbino. Ma invece un cappello di lana, dai. E poi che c'è un dono. E già, madonna, che stiamo vedendo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma cavolo c'è una mazza, no? Buon lunedì 9 aprile. Tanto l'ho detto io, innanzitutto faccio gli auguri a Michele, il figlio di Tonino e a tutta la sua famiglia. Buon compleanno, Michele. Io te la dico. Ognuno ce l'ha di su. Guarda, intimidazione, mentre la cata io questo. Allora, Tonino, noi iniziamo questa mattina. Ci sono notizie di rilievo questa mattina. Notizie. Vogliamo parlare di viabilità, sì, vabbè, di questa groviera in questa città. Ma questo qua, ormai è diventato un formaggio svizzero. No? Mi sembra una vecchia notizia. Ne abbiamo parlato. No, è anche vero, voglio dire, non è una cosa attuale, quindi viabilità urbana esposta in procura. Ma che qua ne abbiamo, se non mi sbaglio, ne abbiamo parlato tempo fa. Sì. È stata un'iniziativa di
di Pino Spinelli, coordinatore cittadino di Forza Italia, eccetera. Un esposto in poco, ma ci sono state anche lamentele da parte di numerose associazioni, da cittadini, eccetera. E che dire? Abbiamo visto, siamo andati in giro, avete visto con i vostri occhi, cosa dobbiamo aggiungere? Le buche sono sempre là. Sono stati ammintati, ma sono sempre là. Per esempio, ce n'è una sul corso che è sempre là, me lo segnalava una signora ieri. Comunque, Tony, prima Albino ha aperto un discorso su la trasmissione di Giletti ieri sera, si parlava della regione Calabria, dei vitalizi. Lo sapevamo, io non lo seguivo. E sono stati, il giornalista è andato a intervistare questi ex diciamo consigliere regionale che prendono 7.500 euro al mese di vitalizi e sono rivolto Sembra eccessivo che si giù come somma. Non lo so, 7.500 euro mi sembra eccessivo, che qualcuno li possa prendere, sì, ma capigliano tutti quanti. Io stavo parlando di due o tre consiglieri che prendo 7.500 euro. No, perché stare attento che a casa vuoi ci succhiede. No, ha detto Giulietta che la partita sono serata. Sicuramente. Insomma, è questo consigliere che non ricordo neanche il nome, si è rivolto anche a malo modo al giornalista. E proprio qualcuno gli ha alzato anche le mani di fare i fatti suoi. È successo a Pizzo, questo, per la verità, a un consigliere regionale in piazzetta a Pizzo. Ma che cazzo ne dire i consiglieri regionali, ma non vi vergognate? Perché avevano firmato l'adeguamento al vitalizio. Sì. Volevano un adeguamento perché ritengono al costo della vita, no? Perché la vita praticamente si aumenta nei banane. Aumentano i banani solo per pedelli, non aumentano solo per nuova. Competiamo una lira, ma andate a fare in culo. Poi siamo l'unica regione d'Italia, Torino, ad avere due sedi regionali, una a Reggio e una a Catanzaro. Vabbè, stanno cercando piano piano. Sì, ma io questa è una vecchia storia, purtroppo. Intanto, parliamoci chiaro, la cittadella di Catanzaro serve proprio per concentrare tutti gli uffici a Catanzaro. Però quello di Reggio funziona a tutti gli effetti. E funziona a tutti gli effetti, perché cada, io ho detto, con uno spreco enorme. Certo, ma Calabria è chiesta, Giova. A Calabria è chiesta. Hanno fatto ospedale dove non serviva ospedale, hanno fatto carrozzone dove non servivano carrozzone, hanno aperto capannoni dove non servivano capannoni. È stata una vacca da mungere. Cioè, tutti da 50 anni a questa parte, ognuno ha mungiuto, no. E se li ingiuti i sacchi, illo, a famiglia, è tutta la settima generazione. Vi ricordo che la cittadella di Catanzaro è costata alla regione 140 milioni di euro. Ma l'idea, no? Io devo dire la verità, l'idea, diciamo, non è malaccia, no. Cioè, praticamente, a Catanzaro, a Germaneto, là, tutti gli uffici là. No, perché poi sono rimasti aperti a tutti gli effetti quelli di Reggio, non è spostato niente. Sì, perché? Perché c'è sta cazzo di vizi in Calabria del campanilismo. Del campanilismo, noi non cresceremo mai. Su quello che dici tu, dicevo al giornalista, che è successo che tempo fa hanno fatto Reggio, città metropolitana, c'è rimasta la regione, lavora a tutti gli effetti. Catanzaro, la regione, la cittadella là, che costa 100 milioni, a Cosenza, perché dovevano fare contento Cosenza, se le RAE. Ma c'è stata sempre una spartosa. Diciamo che con la sede RAE Cosenza è aggravata anche dal fatto che a Cosenza, ringraziando la Madonna, più che RAE e Telecosenza. Perché un caso, un succede in omicidio, una carneficina anche una parte, o morti e feriti, un sizzano un culo, ma vanno sti parte e parte. Però se ne parlare dalla Sacra della Castagna e da Cipulla, di uno sperduto paesino, villaggio del Cosentino, l'anno sapete quanti giornalisti lavorano nella Rai di Cosenza che abbiano uno stipendio? Una marea. Vabbè, io non metto lingua che... Una marea, pura la Rai è lottizzata. Anche la televisione o le televisioni sono figli
e praticamente sono stracolme di figli di papà, di figli di papà, di figli di giornalisti, di figli di politici. No, c'è stata una famosa serata che organizzò Beppe Grillo, mi ricordo tanti anni fa, dove ha elencato televisione per televisione, ha elencato tutti i nomi dei figli. Figli, chi è tu giornalista, chi è tu politico, chi è tu dirigente, chi è tu pievite. Anche le reti media, se te ne altre reti. Sto parlando televisione, non ho detto Rai, ci mancherebbe. Quella televisione quello compare Bellucci che l'hanno trasmesso. Ci sono famiglie che hanno fatto mogli, figli, giornalisti professionisti. Dove? Ma se vestiti vergognati. L'hanno sistemato a tutti i parti. Dove? Se vestiti vergognati, cioè. I primi scandali su quelli, lo dico chiaro e tondo. I primi scandali nelle categorie, diciamo, di certe situazioni che hanno sistemato mogli, figli, cugini e parenti. Sì, però Giovanni, sapo c'è una cosa, non ci soffermiamo solo alla cosa. Perché cominciamo a trasferire da un discorso che non teniamo più. Non c'è attività in Italia, in ordine alfabetico, dall'A alla Z, che non sia stata occupata militarmente da parenti, consanguine, amanti, fidanzati, eccetera, della classe dirigente di turno. Non si è salvato nessuno. Nessuno può dire io sono, no. E anche gli attuali schieramenti, nessuno può dire io sono, no, ognuno cerca ma accontenta pure di sua, no? Parliamoci chiaro. Vabbè, ma intanto di chi parliamo? Intanto nella sanità mi pare che ci leggevo da qualche parte che un 83enne è andato per un esame importante a livello cardiologico e l'hanno ovviamente procrastinato l'appuntamento al 2020. Questo sono 83 anni, no? Meno 2020, così da quasi, guadagniamo pure la pensione, lui. E c'è, perché ormai si sta arrivando a questo qua, è inutile che ce la meniamo. Agli ospedali non ne usciamo più. Intanto leggevo una finestra qua, un focus su Quotidiano del Sud che riguarda il famoso reddito di inclusione, no? Vede che il governo uscente ha, voglio dire, posto in essere questo strumento di contrasto alla povertà, no? Chiamato appunto reddito di inclusione. È attivo da quest'anno e ha visto come beneficiari circa 10.000 calabresi, famiglie calabresi ovviamente, no? Qualcosa come 27-28.000 persone in numeri. Badate bene, tenetevi forte. L'assegno medio mensile di questo reddito di inclusione che tutti quanti si ringono alla bocca, tutti sti quattro ma lasciamo perdere, va, è stato di 288,42 euro, quindi praticamente, cioè, che cazzo dobbiamo chiedere di più? Con 288 euro al mese, no? Che sta succedendo? Pare che ti stiamo dicando, no? Ma è un notizio nervoso che attiene, no? Vabbè. Comunque, lasciamo perdere questo reddito, eccetera. Certo, un reddito, io non lo chiamo ovviamente reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza, insisto, è un'altra cosa, ma un reddito, voglio dire, minimo, un reddito minimo garantito non sarebbe malaccio. Vediamo, visto che ne hanno parlato tutti quanti, hanno strombazzato questa notizia per mesi, vediamo che cosa succederà qua in Italia. Siamo abituati agli baiani. Dove, siccome parlavamo di cinesi di invasione, guarda, gli occhi dei cinesi sulla Calabria, da Capocolonna a Scilla alla scoperta di musei e parchi archeologici. 15 manager cinesi
dei più importanti tour operator in vista nelle principali località turistiche. Ah, è una cosa positiva. Che ti portano soldi. Portano pelo. Perciò ti parlavo di invasione di cinesi. Guarda qua, guarda, io non ho nulla contro i cinesi, anzi, però certo è che il loro modo di fare concorrenza sleale a me non è mai piaciuto, diciamo la verità. Anche la loro presenza sul territorio, nei vari territori, ha contribuito alla crisi di tantissime attività, diciamo la verità. Conosciamo i prezzi, eh? Chi di noi non è entrato mai in un negozio, in un magazzino gestito da cinesi? Sulla qualità poi bisogna discutere. Su qualità, per me, intanto a Lamezia non succede nulla, e non succede nulla nemmeno sui giornali, perché sono accorto di notizie, e questo mi preoccupa, voglio dire. E noi dobbiamo, qua in rassegna stampa, per fare una rassegna stampa un tantino dignitosa, dobbiamo toccare temi che abbiamo già toccato, e quindi, tanto per ricordarli, per rammentarli soprattutto ai nostri commissari, ho sempre detto che il loro modus operandi, il loro modo di approcciarsi ai problemi della nostra città non mi piace. L'ho sempre detto, non ho problemi a ribadirlo, a rimarcarlo sempre. Qualcuno o più di qualcuno potrà dire: ma questo non è che sono tenuti a, ma non è che questi qua sono obbligati a, ho capito, però io da loro non mi aspetto un'amministrazione fatta col cuore, con entusiasmo, eccetera. Però, viva Dio, ci sono quelle piccole cose. Cioè, voglio dire, noi abbiamo avuto purtroppo l'esperienza di altre gestioni commissariali, lo dico purtroppo perché le gestioni commissariali hanno sempre fatto seguito a degli scioglimenti del nostro consiglio comunale. Questa non è una bella, voglio dire, non è un bel biglietto da visita, però, cioè, l'ultima triade commissariale onestamente ha dato segnali di apertura in maniera eccezionale. Io ho sempre visto i commissari in giro per la città coinvolti in prima persona in tantissimi progetti, soprattutto culturali, no? Io mi ricordo il compianto Pirrone, che della cultura ne ha fatto una battaglia ed è riuscito nel suo intento, è arrivato al punto da amare la Lamezia Terme quanto la sua città natale. Quindi secondo me questo discorso ce lo porteremo da qua ad un altro anno. Noi vediamo che abbiamo già parlato. Cioè, che chi su casta a 12 luglio io non trovo comunque. Quelli giornali alla Perote, e non lo so, quelli carte, perché mi dicono, ci hanno detto, notizie di corridoio, possiamo dire. Sì, di corridoio, con Canucci lo palazzo di fronte. Cioè, arriva la mattina, si mette in tuo ufficio, e lo palazzo di fronte, dove ci sono tutti gli uffici, ma gliel'hanno detto che fa parte dello stesso stabile, è sempre un po' che dice, ma che cavolo, no, oggi non ci hanno detto niente da vero, non sa niente che sta cambiando quello commissario, lui non sa, non è che va più curino, forse non sa che sul corso c'è un altro ufficio anagrafe. No, e lei non ci aiuto. C'è l'ufficio elettorale. No, e lei non ci ha visto la facciata del palazzo di San Biagio e Santo Remo. Ha visto la facciata tutta rotta. No? La facciata tutta rotta, tutta rovinata, lui ti potrà dire, sì, ho capito, io però non ci sono sordi. Ma ci aiuto. Non la conosce, ne sono convinto. La Villa Vecchia, la conosci, donna? No, non a me, non mi tutto da Villa Vecchia, parliamo di stabili comunali, che cazzo conosci, che tu conosci manca la via attigua.
al comune che la cavallo sta votando. Parliamo di immobile comunale. È stato mai al museo? È stato mai a Palazzo Nicotera? È stato mai a Palazzo Panarete? A Terina? Alla base Benedettina? No, ma un toccare gli stabili comunali, un toccare che toccare che il mostro di due castiglio, da due castiglio. No, capiamo, proprio a 50 metri da noi abbiamo il centro di migrazione nato all'epoca come... Chi è? Il centro di migrazione, dove? E quale centro di migrazione, capisce? E che ne ci ha detto a questo che centro di migrazione? Questo tutto è dato dentro. No, guarda, Giovanni, io a questo proposito non posso esimermi dal ricordare, vedi qua, c'è qualcuno che dice, un amico, che alla mente affoga nell'ignoranza. Il commissariamento del comune sta mettendo in luce tutte le carenze strutturali e culturali del suo apparato burocratico. Certamente tre dirigenti sono veramente pochi per una struttura che ha 350-400 dipendenti, suddivisi poi in tantissimi servizi. Il carico di lavoro non aiuta i dirigenti ad essere sempre lucidi e a decidere rapidamente in settori dove in alcuni di questi sono anche incompetenti, cioè non è che a chi sti cacciano dato la spartosa su c'è, i servizi sono tanti, 4 tu, 3 tu e 3 tu, ma non c'è la necessaria preparazione in alcuni, ma questo lo dico senza per l'amor di Dio voler offendere tre dirigenti che io conosco perfettamente, di cui ho molta stima, per la verità. Negli uffici comunali basta frequentarli spesso e volentieri per trovare il vuoto, e questo lo tocchiamo con mano. Ormai i cittadini, pensate un po', non vanno nemmeno a chiedere, perché sanno che il più delle volte non riceveranno alcuna risposta, ed è così. Quello che dico è amaro, C'è un immobilismo che fa paura, il clima è quasi irrespirabile in alcuni momenti, gli uffici pare che non ci sia questa sinergia, non dialogano tra loro e le pratiche inevitabilmente si bloccano e le attività non aprono o sono costrette a chiudere. Vede qua, c'è una nota qua che è simpatica, qua dice che le attività commerciali in questi ultimi anni nascono e muoiono con una rapidità impressionante. C'è questo famoso discorso del certificato di agibilità che sta bloccando tantissime pratiche. Ma è un problema che riguarda, attenzione, il 90% dei fabbricati alla Mesia. Quindi è un problema molto serio questo qua, da affrontare con una certa celerità. E per questo fatto, io conosco tanti amici o degli amici, abbiamo degli amici imprenditori, che stanno avendo difficoltà ad aprire le loro attività, quindi a creare nuovi posti di lavoro. E meno male che alla Mesia Terme, per fortuna, ci sono ancora imprenditori che hanno il coraggio, nonostante tutto, di togliere i soldi dalla loro tasca e investire. La città, da quello che vediamo, si sta impoverendo, o almeno io ho questa percezione. Poi la responsabilità di chi è chiaro,
non è che qua vogliamo buttare la croce ai dirigenti, ai soli dirigenti, e la macchina che deve essere ben oleata, e la macchina si deve intervenire nel suo complesso. Certo che noi parliamo, stiamo arrivando al mese di giugno. Mese di giugno sappiamo che notoriamente ci sono, Giovanni, ci sono delle le famose fiere. Le fiere del patronale, diciamo. Speriamo. Inizia la stagione balneare. Speriamo che non si arrivi alla vigilia di Sant'Antonio, San Francisco, Sant'Antonio e San Pietro. Non si arrivi con l'affanno. Io spero che arrivino invece preparati per far perché le cose vanno lisce, no? Nel migliore dei modi, senza intoppi, burdelli, così eccetera. Finito Sant'Antonio, piombiamo. Mi sa che arriveremo sempre a quello che dici tu, che c'è qualche problema, perché qui si lavora alle giornate, non in programmazione. Io mi ricordo, ma sì. In programmazione non di Harrock, a casa della Voscura è bene domani. Finito San Pietro, siamo in piena stagione estiva. Beh, in piena stagione estiva mi domando cosa si è fatto a livello di piano spiaggia, cosa si è fatto per dare un senso ad un lungomare che, così com'è, sembra una cattedrale nel deserto, un marciapiede nel deserto. Ma sì, ma che mi rappresenta? Attenzione, aggiungiamo, ognuno di voi si è fatta la camminata su un lungomare, aggiungiamo che tantissime cose vanno, bisogna intervenire sul lampione, su quella struttura, quel piccolo anfiteatro, cioè bisogna intervenire su tanti aspetti, perché il tempo passa e là c'è anche un'erosione che avviene per tanti motivi. Naturalmente, perché c'è la salsedine che... E quindi bisogna intervenire. Non c'è una manutenzione. Esatto. E chi parliamo? Qua purtroppo. Alla poi aggiungiamo che, ringraziata la Madonna, alla Mesia qualcuno cerca disperatamente, tra virgolette, di chiamare tante persone a te dire: scusate, ma perché non ne mettiamo assieme? Perché non creiamo un bello comitato, un bel gruppo di lavoro, di persone che lavorino per la città? Facciamo qualcosa. La possibilità l'abbiamo, la professionalità l'abbiamo, perché non metterla al servizio della città? Pare che anche questa adunata, questa chiamata, non stia, voglio dire, raggiungendo risultati positivi. Sono partiti tre, sono diventati quattro e stanno fermati. E questo la dice lunga sul, come posso dire, c'è una buona parte della città che è rassegnata, c'è anche una buona parte della città che dice: ma a me che caso mi interrotto, scusami, via affare mia, e via il momento sordi, mi invezzo sordi, pure ci tengo un divertimento all'altro. E quindi sono pochi gli imprenditori illuminati, sono pochissime le persone che vogliono mettersi a servizio delle città, e questo è un fatto di una gravità inaudita, perché intanto qua ancora dobbiamo convivere con questa situazione almeno per un altro anno prima di andare a nuove elezioni, con tutte le i punti interrogativi. Pure andiamo a nuove elezioni, ringraziando la Madonna ogni volta succede un Josh. Vabbè, non cambia niente. Albino dice: non cambia niente. Ha ragione Albino, intanto cucchiere ne pigliamo. Pare lo stesso discorso, ricordare ai commissari, ecco perché dico io,
su commissario Alecci, soprattutto il titolare, soprattutto la pratica, si agisse quattro passi su Po Corso, no, in maniera anonima, accompagnato da qualche dirigente, mu si va a pigliare un caffè al bar e mu si andà camminata pure su Po Corso Nomistrano, parto da Corso Nomistrano, mamma mia, toccherebbe con mano alcune realtà che non vanno assolutamente bene, e magari pensare, vediamo cosa si può fare, in effetti qua bisogna intervenire. Se ci viene, se gli scappa la pipì e dire in tanubarra, mu si piglia prima un caffè e dopo mu ci dice anche ora, scusate, c'è il bagno? Che molte volte no, dicono fuori corso. È fuori corso, perché quei bagni che sono sul corso, ne stiamo parlando talmente tanto che puzzano proprio, sti cazzi di cessi. No, mu erano resi, voglio dire, idonei e resi degni di un paese civile. Mette i piedi, io ieri sera ho fatto una passeggiatina con due amiche che ho incontrato per caso, mi hanno portato, siamo arrivati naturalmente fino alla villetta là sul Corso Nomistrano, siamo entrati dentro, non vi dico la sporcizia, la fetenzia che è tra l'erba, cioè c'è un sacco di immondizia tra l'erba, io mi auguro che stamattina qualcuno abbia provveduto. Ci sono sempre le solite cose, c'è una fontana che ormai non lo so, è per modo di dire, è una fontana là. Cioè è una parvenza di fontana, visto con c'è una goccia d'acqua, tutta la pavimentazione, abbiamo la macchinetta dell'acqua là, è gonfiata, la cosa, la famosa fontana che avevamo fatto vedere con un servizio che è impacchettata là e aspetta, ma la portano là per essere nuovamente ricollocata. Appena è stata a capo, vedete che l'orologio che la sveglia là, due palazzi di città, si è fermato il tempo ormai in tutti i sensi, c'è una facciata che fa schifo, ma soprattutto, cari commissari, ci sono gli uffici che fanno schifo, che non sono manco agibili, ci sono gli uffici che non sono idonei. Vada a visitarli, si affaccia al balcone, è impossibile affacciarsi, visto che manca tutta la base. Per fare un documento un portatore, un disabile, deve scendere il dipendente da su, andare giù e farlo firmare. Ma più volte è successo, caro commissario, e quindi dobbiamo ringraziare gli addetti, perché non sono tenuti, non sono tenuti, invece no, capiscono, comprendono, si immedesimano e scendono. Siamo tutti che gli scalapelli, quattro piani. No, ma Giovanni, ma quanti libri ne portare? Pilli firmi, go. Ma ci rendiamo conto, commissario, che cazzo le stiamo chiedendo? Può andare con la macchina, con l'autista, è vero. Arrivare là, toccare con mano a San Biase, a Santa Eufemia, come lavorano, vedere come lavorano, in quale ambienti lavorano. Fanno schifo gli ambienti sul corso, fanno schifo. A questo punto io vi consiglierei di, dato che ci sono mille istanze là con la madame, li trasferite, mi dispiace dirlo, perché questi luoghi, diciamo, come posso dire, sono molto importanti. No, perché l'anziano, no, perché ecco, un sacco di gente magari gli viene comodo su Corso Nomistrano, a San Biase, la Piazza Diaz, a Santa Eufemia, cioè voglio dire, sono queste cose decentrati, questi uffici sono molti, sono queste famose delegazioni, e ci vogliono, però ci vogliono delegazioni dove all'interno si può lavorare serenamente. Sono degli ambienti insalubri, sono degli ambienti che appena vedete, ma mi grissolano le carni, ma come si ha? Ecco perché noi la invitiamo, caro commissario, a farsi quattro passi. Non è che voglio vedere su poco corso, non ce l'hai sto spinno,
come sa? Io la sto invitando a lei e ai suoi colleghi di andare sul corso e in altre zone per avere maggiore contezza dei problemi, per toccarli con mano, perché qua nessuno gli, come posso dire, sicuramente nessuno le dirà niente. Cioè, se lei va, ripeto, alle delegazioni di Nicastro, è una vergogna. Ma questo che sto dicendo suona negativamente nei confronti delle amministrazioni che ci sono state negli ultimi anni. Chi ha voglia quanti soldi ci sono stati, momenterà a posto un palazzo, no, un palazzo di città cosiddetto, un corso numessano, o ci sono stati i soldi? Ci sono state. Non la sto invitando di andare al campo rom Scordovedoca, là un cimento di piedi manco che vi pagano extra, o andare alle palazzine là a San Pietro Lametino, a Ciampa di Cavallo, o a Via degli Oleandri, quello che è successo e sta succedendo, e in altre zone della città dove sono state occupate abusivamente dei locali, dei manufatti, eccetera. Qua ormai non regge più, dottore Alecce, non regge più. Ah, ma ci siamo a 5 mesi, che cazzo volete? I miracoli? Miracoli non ne vogliamo da nessuno. I miracoli è solo Gesù Cristo. E io di questo ne sono convinto. Io volevo chiudere questa, e ho le prove. Volevo chiudere questa rassegna stampa con l'università. E il fammi finire il concetto, scusa. Avevi finito. Io non lo so. No, mi sei tu che mi blocchi. Anna ora che sta parlando, non ti ho detto una parola. Ti ho detto passiamo ad altro. Giovanni, ma io non voglio parlare un'ora. Io no, la parlo un'ora e un quarto, però va bene così, mi fa piacere a me. E poi il concetto. Ci voglio chiamare da capo tua. E poi il concetto l'avevo finito. Ah, mossa, bene qua. Comunque. Ah, mossa, muovete la gente. Per chiudere questa... Va bene, a posto. Comunque, a parte gli scherzi, stiamo scherzando. C'è questo articolo importante, laureate senza sbocchi in Calabria. Il mondo dell'università e il mondo del lavoro, due realtà che spesso in Italia finiscono per assomigliare a due rette parallele, che non si incontrano mai. E succede, per esempio, nell'università di Magna Grecia. Abbiamo riattivato il corso di laurea di infermieristica pediatrica nell'anno accademico 2013-2014 con il susseguirsi senza soluzione. Praticamente le persone si laureano, di solito devono camminare per i passi e non c'è, diciamo, non c'è una continuità tra l'università e il mondo del lavoro. Non c'è un posto di lavoro. E in questo momento... Perché? E poi comincia l'immigrazione. Dei perché? Dal 2004 stanno facendo un concorso, c'è certo. Un bando d'assunzione. Che cazzo vuol dire un affare, capito? Quello che... Ma chi sto è? Ecco perché molti che sono laureati in scienze infermaristiche o infermieri pediatrici vanno fuori perché fuori c'è richiesta. E ieri sera noi abbiamo passeggiato con un nostro amico comune, un certo, come si chiama, Tonino... Piccolo. Grande. Ah, grande. Tonino Grande, che è il figlio, laureato in infermieristica in fisioterapia, si andava a avuto ieri a Milano e ha preso... è molto apprezzato, Tonino. Lavora, piglia un bello stipendio, non sentivo bene di ciò. Cioè, questo... uno sta bene dove lavora. Esatto. Lui sta a chiacchiere, lui, tu sta attaccato alla cunnella e mamma. Alla cunnella e mamma. Sì, però se i giovani avessero il posto di lavoro qua, Tony. Ho capito! È giusto che se ne vanno. Ho capito, ma si caccia il compare, un compare Oliverio che si imbriga con Guccione, con fulmine e saette, eccetera. E intanto i ragazzi migrano, non vanno via, Tony. Che si imbrigano, ecco, i ciucci si imbrigano e i parelli si sgasciano. Si è macchisto, che mi pare. È chiaro che poi succede quello che stiamo dicendo. Io ho fatto l'esempio no? Sul tuo figlio di Torino, perché insomma come voi ce ne sono tanti, no? Insomma, no, scusate se ho fatto. Ma poi c'è Torino, casa merda che i buccacci ma la dosorte. Vediamo con Nicoleva. Viene. Torino, perché tu l'abbiamo detto. No, anzi, aumenta, diciamo, la portata dei cosi, diciamo, dei buccacci. Di pembatori siccati. Abitiamo di fronte, lui ha una piccola azienda al balcone.
Sì, una piccola azienda artigianale. Sì, di Buccacipuolo, Alto, volevo dire agli organi investigativi e alla finanza soprattutto, che si tratta di un'attività solo ed esclusivamente artigianale, ma è votata solo alla generosità, cioè ad una, all'amici, alle cugine, alle parenti, quindi non sono in vendita, a me avessi figli da fare una cosa, là, una visita fiscale. Ciao caro, ciao bene. Ci vediamo domani. Lo dico prima di cominciare. A tutti, a domani, ciao. Allora, telespettatori, da domani cambiamo location, va bene? Non siamo più qua allo studio, siamo dal nostro Gino, al Savotano, che lo salutiamo. Sapessi quanto vuoti mi dipinto, che avevo incontrato a tia Calabrisella, dimmia sei stata tu una mala stella, e m'ha portato un cattivo vento. Due mesi siamo stati in santa pace, abbiamo fatto la vita di pascià, tua mamma si è venuta senza care, sta casa Dio, felicità, poi da giovi e malo tempo fa, chi ne ha la casa e madre, per chi non si ne va, da così hai udito la tua sera, e mamma da pagia, la voce con capiscia. Andormi vuoto, vuoto, me la trovo, non è capace di si stare ferma, in questa casa ha fatto una caserma e va cercando via lo dentro all'uomo. O che condanna sciorto o che guaio, mi sta venendo su sto di campà, ma se ci penso buono mi devaio, a dita che ci dico tu se ne va. Poi che giovi e malo tempo fa, chi nella casa è madre e chi non si ne va, da così mi risposto la tua sera, chi la magari mamma da pi fa scattare via. Si vai io dentro al orto ben apposta, a mi imparare come a zappare, ma sulla via certo mi s'apposta, vieni in prete appena mi spiare, ma so se stava attento mi la caccio, davanti una pacca già la pronta, da faccio ieri fretta anta la caccia, che ritrovare un po' di libertà, poi già giovi e malo tempo fa, chi nella casa è ladre, per chi non si ne va. Da così m'ha risposto la tua sera, e mamma da pagia, la voce con capiscia. Quando giochi e malo tempo fa, vattene da mezza via, se non ti può fuga. Da così m'ha detto la tua sera, chi la magare mamma da pi fa scattare via. Poi da giochi e malo tempo fa, va bene così, va bene così. Allora, ripeto, da domani cambiamo location, va bene? Andiamo dal nostro Gino, via a Savotano. Io lo saluto, vi saluto a tutti e ci vediamo sempre se Dio vuole domani mattina. Ciao, ciao.